secondo me è una cosa fondamentale che l'Europa in qualche modo dia divulgazione della nostra musica, della nostra cultura, e quindi è importante perché siamo nella casa della democrazia. Il Parlamento europeo è rappresenta, oltre alla casa della democrazia, anche la nostra entità, la nostra cultura e la nostra storia. È fondamentale anche da un punto di vista economico, devo dire, perché sappiamo che in Europa la musica ha una forte rilevanza economica, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori. L'abbiamo visto col Covid, che moltissimi sono dovuti rimanere a casa, ma perché oltre agli artisti ci sono anche gli operatori, e quando i teatri sono chiusi, chi sta dietro le quinte rimane ovviamente in qualche modo vincolato a quello che è lo spettacolo. Quindi la funzione principale, quella dell'Europa, è quella di divulgare, sostenere questi giovani che hanno questa passione, questa dedizione, e allo stesso modo preservare il patrimonio culturale europeo. Da eurodeputata veneta, qual è l'emozione di sentire, insomma, questi giovani veneti qui suonare al Parlamento europeo? Beh, sicuramente è una grande soddisfazione perché ritengo che sia un'opportunità per loro, perché si passa attraverso dall'Italia al Veneto e l'Europa può fare come ponte per essere trasmesso anche a livello mondiale, e quindi un trampolino di lancio per questi giovani è veramente importante. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci e colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale, e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento.